Un saluto, un caloroso benvenuto a tutti da Piero Gipardo e José Altafini. Ciao Pierluigi, eccoci qua di nuovo per passare una giornata stupenda con i nostri amici. Entrano in campo le squadre. Ed ecco le formazioni delle due squadre. Che partita pensi che vedremo oggi, José? Penso che la partita si deciderà a centrocampo. Chi avrà i controlli in quella zona porterà a casa la vittoria. Diamo il via alla gara. Possibilità di crossare, arrivo più in alto di tutti, sì, ce l'ha fatta. 1-0, 1-0, hanno sbloccato subito. Appena la palla gli è arrivata era già convinto di segnare, un colpo di testa fantastico di rara potenza e precisione. E qui c'è il pallone. Non ha nessuno a cui appoggiare. Cerca un cross efficace. E il portiere la blocca. Ci prova da fuori. Ottima l'uscita del portiere. Brutto questo intervento. Bruno Farias, pericolo, può tirare, è chiaramente fallo, ma è in area di rigore, fuori dall'area, piuttosto vicini all'area di rigore, ci sono molte opportunità da lì. Ha provato il tiro, presa sicura del portiere. Apertura profonda, ottima la prestazione del portiere. L'arbitro segnala la fine del primo tempo, entrambi gli allenatori sicuramente vorranno parlare della prestazione, cambiare magari anche qualcosa. A dispetto del risultato, ritengo che manchi... Gli spogliatoi, primo tempo intenso, ci auguriamo che il secondo si possa proporre ancora di più. Sono in vantaggio, ma i tifosi non hanno visto del calcio spettacolo. Finora sono state abbastanza prevedibili. 1-0 è una novità, col piglio di una grande squadra. Gran palla dentro. Respinge il pallone il difensore, qui il portiere dovrà certamente ringraziarlo. Mantiene in possesso. Oh, si capiscono al volo, eh. Va giù, sarà fallo. L'arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino che infatti arriva. Cartellino giallo.
ingenuo si lascia rubare il pallone. Palla verso il centro, allontana con sicurezza. Vediamo cosa decide. Azione d'attacco sarà interrotta, pallone deviato in calcio d'angolo, buona la lettura difensiva. Calcio d'angolo sul primo palo. Devono cercare di portarsi in avanti, non resta più molto tempo per cercare di segnare. Ottimo recupero del pallone. La mette subito dentro. Può essere l'ultimo pallone. Splendido l'intervento sul pallone dell'arbitro, fischia la fine. Una vittoria assolutamente meritata, sono scesi in campo molto concentrati, hanno dato il massimo e adesso possono risultare. Quindi, e gli schieni giusti per imbrigliare il nome della squadra avversaria. È davvero tutto, grazie José, un saluto e ringraziamento.